Un primo stop lo impone il TAR di Lecce. L'abbattimento di ulivi o almeno di una parte di questi ad Oria al momento è scongiurata. Solo al momento, certo, il Tribunale amministrativo infatti ha accolto il ricorso d'urgenza con cui l'avvocato Giovanni Pesce nelle scorse ore ha presentato istanza di misure cautelari quanto all'eradicazione dei propri alberi, un centinaio, quelli segnati e sottoposti ad analisi in settimana in quanto ritenuti probabilmente contagiati da Xylella fastidiosa. Il decreto cautelare è stato pubblicato in mattinata e fissa il 9 aprile l'udienza per discutere sulla richiesta di sospensiva avanzata. È un provvedimento che cerca di riportare in un'area di fisiologia quella che sembra essere una situazione di emergenza tale da non consentire a quanto pare nemmeno ai proprietari di essere messi al corrente di quello che si sta facendo. Il primo effetto però si sa è immediato. Le motoseghe attese per lunedì, almeno sul loro fondo, non saranno azionate. Era stato l'assessore regionale all'agricoltura Fabrizio Nardoni ad annunciare l'avvio delle operazioni a partire dalla prossima settimana. Il legale però ha impugnato tutti gli atti del commissario straordinario Giuseppe Silletti, i verbali di accertamento, le ordinanze. Il commissario è scritto nel ricorso, previo ingresso nel fondo del ricorrente, ha verificato e marchiato a vista circa 100 ulivi secolari presenti nel fondo, disponendone, pare, l'eradicazione totale, senza disporre alcuna verifica tecnica sullo stato di infezione degli stessi e in assenza di contraddittorio con il sottoscritto e senza disporre le misure di prevenzione fitosanitarie prescritte dal decreto ministeriale e dal piano dello stesso commissario. Nessun preavviso, dunque, ed è questo ciò che ha portato i legali a diffidare anche la forestale ad entrare di nuovo nel loro fondo di contrada frascata. Ora che si fa? L'effetto del decreto è efficacia limitata a quella proprietà e per tutte le altre? Chi ha gli strumenti, chi ha la possibilità, cercherà di reagire o di ricorrere, di scrivere, ma fondamentalmente la gente, gli interessati, credo che vogliono soltanto avere un po' di tempo per capire se la misura dell'eradicazione è veramente l'unica oppure se ci sono delle possibili alternative. Il commissario Silletti, appena appresa la notizia, a caldo dice. Devo consultare con gli avvocati, devo vedere un po' che fare. Continua intanto la mobilitazione. Con una lettera al Papa, il Forum Ambiente e Salute chiede che si fermi il piano anti-xylella, mentre per domenica pomeriggio, dalle 16 alle 22, è prevista la giornata di proteste in piazza Santoronzo.